Ciao ragazzi, ci siamo qui per fare una bella allenamento di fartlek grazie alla nostra Vegan Protein Balls, sì, di Foodspring. Per tutti i miei amici che sono vegetariani, vegani, che amano comunque Foodspring, adesso c'è la soluzione vegana che sono super contenta. Questa fartlek è dedicato a voi da Foodspring. Faccio partire la musica così cominciamo a fare il nostro allenamento. Siete pronti? Ci cominciamo con la musica anche. Ok, piccolo riscaldamento, step touch, soltanto per riscaldare. E ricordate che fartlek è un lavoro in incrementi, è una HIIT, High Intensity Interval Training, però lo faremo proprio in crescita, 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi, arrivare fino a un picco di un minuto e mezzo e poi riscendiamo. È un lavoro total body, faremo assolutamente un po' di tutto, ma è un lavoro di circa 18 minuti più o meno. Così quando avete poco tempo, mettiamo un piccolo squat. Quando abbiamo poco tempo di allenarci, la cosa bella è di farlo in intensità alta, perché è quella che ci permette di bruciare e tonificarci al massimo. Ok, gesto a sinistra. Addominali tesi, piccolo torsione di busto. Vai, 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 ancora. Tira e spingo, tira, spingo, tira, spingo. Ricordate che per questo ti servirà anche una bella elastico. Vai, vai. Tira, 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 ancora, 4, 3, 2, ok, sollevamo le gambe, semplicemente riscaldamento ragazzi, io non ho bisogno di strafare, ma ho bisogno di muovermi, movimento mi fa proprio riscaldare tutti i motori, bammi, oh, turn me up, come on, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, occhio, busto. Addominali tesi, dai, 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 ancora, ancora, vai, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, rimango qua, knee up, 8, 7, spingo anche giù, verso terra, su quel tallone, tira giù, tira giù, tira giù, 8, 7, 6, 5 ancora, 4, 3, cambiamo lato, vado, e 8, 7, 6, come on, tira su, addominali tesi, ultimi 53 secondi di riscaldamento, poi cominceremo con il nostro primo movimento che è Maniac di 10 secondi, proprio facendo piccoli movimenti veloci e intensi per terra, ancora, vai, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, torna in centro, divarica, vai, alza le ginocchia, divarica, perché faremo anche super squat interno coscia, facciamo veramente un po' di tutto, ultimi 10, 18 secondi, poi cominceremo a fare il nostro scatto, siete pronti? Aspetta, mi giro così vedo al meglio il mio timer, ci siamo, ok, 4, 3, ok, ci siamo, sarà giù, 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 maniac, 2, 1, 10 secondi. Vai, vai, batti, 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 batti. She's a maniac, maniac on the floor. Vai, vai, vai. Dai, 3, 2, 1, stop. 10 secondi. Rimani sempre in movimento. La prossima è toe touches. Giù e su per 20 secondi. Ci siamo. 2, 1, parti. 20 secondi. Su e giù. 20 secondi, ragazzi. Ok, guarda, tocca e su. Scendi sulle gambe. Scendi sulle gambe. Vai, 10 secondi proprio per fare un bel allenamento. Sentire un po' sulle gambe. 4 secondi. 2 e 1. Ok, respira. Divarichiamo le gambe adesso. Andiamo su. Sumo squat. Sumo squat che sono piccole pressioni verso basso. Ancora 8 secondi. Non cominciare finché non è necessario. Io vi faccio vedere. Però non dovete esagerare prima perché lavoro di alta intensità. Ok, premo verso basso, basso. Se vuoi aggiungere anche un salto, fallo. Ok, continui. Vai, vai, vai. Spingo, spingo, spingo. Ok, premo, premo. Più veloce, dai, giù, giù. Le ginocchia stanno seguendo la punta dei piedi. Dai, 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 vedi che ti puoi alzare. La vostra intensità anche senza saltare. 5 secondi, vai. Continuiamo con questo movimento intenso.
Occhio. Ok, 30 secondi di recupero. Prendi l'elastico. Legatevi le vostre caviglie facendo un fiocco. Facciamo un fiocco. E faremo proprio una marcia per l'esterno coscia e per i glutei. Quando faccio la marcia, la cosa importante è che le ginocchia seguono la punta dei piedi, ok? Non si divaricano. 7 secondi. L'elastico deve essere sempre in tensione. Potresti anche utilizzare un vecchio fuso. E ci siamo. Ok, 45 secondi. Marcia, 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 marcia. Venite in avanti. 4, 3, 2, 1. Rimango. Dietro. 4, 3, 2, and rimango. Destra. 4, 3, 2, and rimango. Sinistra. 4, 3, 2, 1. Rimango. Avanti. Vai. Va, va, vai. Marcia, marcia. Indietro, vado, vado, marcia, marcia, yeah. Destra, vado, vado, marcia, marcia. 4, 3, 2, vado, 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 marcia, marcia. Figo, andiamo. In ancora in avanti, marcia, vai. Dietro, 4, 3, 2. Ultime 5 secondi, rimani qua, rimani, perché abbiamo finito. Ok, relax, abbiamo 45 secondi. Perché perderli? Giri, vai, piccolo tap indietro, piccolo tap indietro. Ah, senti il gluteo che lavora, tocca i talloni indietro, vado, vado, ok, cambia da lato, così di 15 secondi di recupero tra una cosa e l'altra, perché la prossima sarà un affondo, 30 secondi per gamba, un bel affondo con il ginocchio centrato sopra il tallone, ok, slegate le gambe, prepariamoci per l'affondo, portiamo la destra in avanti, sinistra indietro. Mi raccomando che spingo giù su quel tallone anteriore, questa. 3, 2, 1. Ok, giù e su, spingo e lavoro su questa gamba, giù e su per 30 secondi e poi cambiamo. Ok, quanti di voi siete appena rientrati dalle vacanze? Magari non vi siete allenati per tutta l'estate, così io sto tarando questo anche per l'inizio, perché non dobbiamo sparare troppo proprio all'inizio, specialmente se siamo appena ritornati senza allenamenti. 2, 1, cambi, giù, spingo su questo tallone che sta sopra l'altro, un bel fondo, addominali rimangono tesi, schiaccia e ricominciamo così. Piano piano i movimenti che sono intensi, non troppo balistici, perché non dobbiamo strappare prima che non ci siamo un po' più addestrati e condizionati. Ancora 7 secondi e poi avremo finito il nostro minuto e vi chiedo di prendere il tappetino, minuto, mettilo giù, andiamo a fare 30 secondi di plancia. 30 secondi di recupero e poi noi faremo i nostri tricipiti con un elastico. Così vi chiedo, se non avete preso l'elastico all'inizio, vai a prendere un fuso, un elastico, un elastico vero sarebbe ancora meglio, ma potete anche utilizzare una calza usata. Ok, lasciate il tappetino lì perché durante la prossima pausa di un minuto e mezzo vorrò fare addominali. Ok. Portiamo la braccia destra dietro, prepariamo questo elastico. Io indietro me la aggrappo, me la ancoro sopra il fianco, andrò in estensione. La cosa importante è distendere completamente su, dando un'estensione come se stessi provando a toccare il soffitto. Ancora 3. Tieni l'elastico teso. Ok, vai, 45 secondi per lato. È molto importante che tu tieni l'elastico teso, che tu tieni il movimento in attività, cioè il movimento in costanza. Se è troppo veloce, vai più piano, ma sono 45 secondi per braccio, perché è uno scatto di un minuto e mezzo. Respiri, continui, estendi, provi di sentire come se stessi massaggiando tutta la zona sottostante del tricipite. Dai, ancora 15 secondi questo lato, poi ascoltami. Non mi tenere l'elastico con entrambe le mani, mi fai movimenti strani per cambiare. Guarda, ti faccio cambiare ora. Apro, qui, lascio, riprendo, proteggiamo quelle spalle. Ok, altro braccio, braccio sinistro, vai. Tira su. Ancora. Vai. Tira su.
tira su. E grazie a Foodspring che ci sta aiutando di avere questo bel allenamento dedicato alle vegan protein balls, dedicato a mangiare bene con gusto. Le possiamo mettere nei nostri smoothies, la possiamo portare come un energy bar, che la portiamo al lavoro e la mangiamo al posto delle schifezze che troviamo magari nelle macchinette. Vai 5 4 3 2 1 e relax. Ok, minuto e mezzo, torniamo giù. Mi date una side plank? Dai, su con il fianco, giù, su, abdominali rimangono tesi, perché abbiamo, durante i tempi di recupero, facciamo cose un po' più calme, ma perché perdere tempo? Vai, non ti preoccupare, vi darò comunque circa 30 secondi di recupero. Cambia lato, veloce, giù, su, e poi adesso siamo, dopo questo scatto o questo recupero, siamo a dorso del cime della nostra montagna, cominciamo a scendere, ritornando indietro con i nostri scatti più brevi, ancora 10 secondi, tira su come se qualcuno stesse, whoop, and whoop, ti tiri su, 2, and 1, eccellente, bravi ragazzi, lascialo là. Andremo a fare uno fondo adesso. La fondo comincerà questa volta con la gamba sinistra in avanti per prima. Respira durante questo piccolo recupero, poi anche se necessario bere un po' di acqua. Ci siamo, mi raccomando, fai quello che permette il tuo corpo di fare oggi, perché ci stiamo appena ricominciando. 2, 1, ok, 30 secondi. Spingo giù, 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 come se stessi provando di allontanare il pavimento. Vai via, pavimento, ok? Vai. Spingo giù, ancora 19 secondi, poi cambieremo gamba. Senti come il gluteo sta lavorando, tenta la schiena, lascialo centrale. Piega l'altra gamba indietro poco a poco per permetterti di scendere giù senza stressare la schiena. Spingo sul tallone, 4 secondi, poi cambieremo. 2, gira, giù. Continua a premere verso basso sul tallone, concentrati, vai. Vai, bravi ragazzi, così vi voglio. E dopo qua è tutto in discesa, poi ci sono 45 secondi, 30 secondi e poi avremo finito. Spingo, a me piace molto fartlek perché è un media intensità, meno di una tabata, più di un aerobico. Dai, ci siamo. 2, 1, stop. E ci permette proprio di avere i risultati. Ok, 30 secondi. Spalle, guarda l'elastico, sta sempre in movimento, non mi perdere quell'elastico. Continui a fare un piccolo step touch, lavora con l'elastico, vai. Ancora, 8, 7, 6, 5 ancora, 4, 3, 2, ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, si lega le caviglie ragazzi. Ok, 45 secondi al nostro prossimo scatto. E che cosa faremo? Marcia! La marcia, ok, l'elastico sempre in tensione. Marciamo avanti, marciamo indietro, facciamo tutti i nostri piccoli passi. Poi per la parte esterna delle cosce e del gluteo, ci siamo. 3, e 2, e 1. Marcia! 4, 3, rimango. Marcia dietro. 4, 3, 2, 1, marcia. Destra. 4, 3, 2, 1, marcia. Sinistra. 4, 3, 2, 1, marcia. Avanzo. 4, 3, 2, 1. Senti come lavora. Elastico sempre in tensione. Marcia. Destra. Ancora. Sinistra. Oh yeah. Avanti. Marcia. 4, 3, 2, and indietro. 10 secondi. Tieni. Allarga le gambe. Senti il gluteo che stanno lavorando. Yes, tieni coscia. 2, 1, and relax. Così vi voglio, ragazzi. Così vi voglio. Ok, ci siamo. Apro, chiudo. Apro, chiudo. Apro per le cuffie rotatorie. Apro,
chiudo, ancora 15 secondi, occhio, andiamo sui singoli, apro, apro, apro. Ok, questo è un bel total body oggi, ci stiamo tornando dopo le vacanze, stiamo recuperando tutto, lavoro, la casa, i ritmi, lasciala, sumo squat, recuperiamo ma con saggezza, non cominciare subito di rientrare, se tu non ti sei allenata durante l'estate, riprendi con calma, ok, giù, giù, spingo giù, spingo giù, spingo giù, giù. Giù, spingo su quell'interna coscia, verso basso, facendo piccola pressione. Ah, fallo diventare profondo, sentito, pesante. Vai, pesa, pesa, vai. Senti come comunque ti fa sudare, ti sa alzare poco a poco il battito cardiaco. Vai, ci mancano due, ci siamo ragazzi. Il prossimo, toe touches. Toe touches, che vuol dire da basso in alto, per 20 secondi, poi c'è il nostro scatto di 10 secondi, il nostro allenamento grazie a Foodspring sarà finito e dopo se volete potete mangiare come recupero durante la finestra anabolica una bella vegan protein ball, la palla di vegan protein. Ricordate il mio codice sconto GILYT durante il checkout su foodspring.it. E così potete avere i loro prodotti con un bello sconto. Su e giù, vai, 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 vai. Ricordate che il codice comunque non è accumulabile con altri, però altri aiuti. Vai, continuate su e giù, vai, stop, ultima. Voglio che vi mettete tutta la vostra forza, tutta la vostra, proprio pa 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 pa. 10 secondi, voglio sentirla, voglio che me la date con tutto il vostro cuore e lo state facendo grazie a loro. Grazie a Foodspring, ci siamo, 3, 2, 1 e go 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 go. Ultimi secondi, ultimi secondi. 4 e 3 e 2 e 1, stop! Eccellente ragazzi! Un altro allenamento grazie a Foodspring, grazie alle novità, le Vegan Protein Balls che trovate su foodspring.it, il mio codice sconto è GILYT, durante il checkout potete aggiungere per avere un risparmio. E passate una giornata e una serata figatoso con il movimento e con Foodspring. Baci dalla Jill! Ciao ragazzi! Woohoo!